Parliamo dell'animazione. Abbiamo già visto che è possibile mettere una cinepresa per visualizzare il mio progetto da un certo punto di vista, giusto? Ora, questa cinepresa può essere messa su un percorso e quindi io posso guardare lungo questo percorso chiaramente in maniera dinamica. Come si fa questa operazione? Si clicca qui dove c'è scritto animazione. E praticamente col comando animazione scelgo prima di tutto l'altezza dell'osservatore, che in questo caso è 1,75, e vado a definire in pianta un percorso. Vedete la cinepresa come sta evolvendo come posizione? Io posso girare intorno al fabbricato, posso andare dentro, posso fare quello che voglio. Ripeto, io sto cliccando adesso casualmente per definire questo percorso. Ok? Quindi ho definito in pianta che voglio fare questo percorso. Ora, andando nella modifica dell'animazione, io posso decidere di modificare questo percorso, vedete? Quindi andare a modificare il settaggio qui. Esatto. Allora, noi possiamo andare a fare la cinepresa attiva, che è questa, ce la possiamo spostare nel fotogramma 1. E quindi dall'inizio vediamo un attimo di fare questa regolazione. Un attimo, fotogramma 1. Ok, che è questa la posizione iniziale. Fatto qui, io vado a girare in questo punto la cinepresa. Ok, dopodiché mi sposto più avanti, la posso anche prendere e trascinare. Vedete qui posso dire al programma di fare questo tipo di aggiustamento. E così via. Vado nell'altra posizione qua e vado a ruotare la mia cinepresa. Ok. Non ho capito. Col comando animazione. La mette automaticamente. Il comando si chiama animazione. Un attimo che sto sistemando. Ok, diciamo che abbiamo terminato. Quindi in realtà lui ha creato qua dentro, vedete, la sezione chiamata animazione, vedete? Sull'animazione io posso decidere di riprodurre l'animazione, chiaramente a partire dal fotogramma 1, che è questo. Quindi scelto questo, dico al programma riproduci. Sono troppo vicino, bisogna allontanarsi un po', vabbè, però diciamo questo è il progetto, vedete? Oltretutto questo io lo sto vedendo in questa maniera, ma potrei tranquillamente ombreggiarlo, attivare le ombre e quindi fare la stessa operazione sul modello ombreggiato. Vabbè, è solo una questione di mettersi là, disegnarsi il percorso, oltretutto questo percorso io lo posso anche modificare, se ritorno in pianta, questo mio percorso è modificabile, quindi quando vado qui nel percorso io posso anche andare in un prospetto qui e dire al programma di modificare il percorso dove questi punti li posso alzare, abbassare, quindi posso andare tridimensionalmente. Adesso stanno tutti alla stessa quota, ma
Ripeto, questi punti sono modificabili, vedete? Io li posso modificare in questo percorso. Quindi se alla fine vado a vedere il risultato, vedrete che in questo punto si alza, quindi ecco, vedete che si è alzato, adesso si è riabbassato e così via. Vabbè, quindi solo una questione di percorsi. Chiaramente questo riquadro si può chiaramente aumentare, quindi posso allargare la visualizzazione di quello che è l'animazione, poi posso tagliarla di qua, inquadrare di qua e così via. Vedete? Quindi ho maggiore zona di visibilità e così via. Domande? No, 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 questo in realtà si potrebbe modificare. Come percorso, ok, e per esempio farlo entrare un attimo, modifica percorso, ok, quindi questo lo posso fare così, vedi? E poi esco, ti faccio vedere il risultato di questa operazione nell'animazione. Si è entrato, si è visto nel muro, però praticamente quindi chiaramente io posso entrare, fare un percorso all'interno della stanza, uscire, salire delle scale, posso fare quello che voglio da questo punto di vista. Anche questa è un'operazione che noi possiamo esportare in formato AVI, perché anche questa potrebbe essere una cosa che noi dobbiamo far vedere al committente. Quindi vengo qui e dico al programma, nella stessa maniera con cui ho detto di esportare lo studio solare, questa volta esporto l'animazione, la finestra è la stessa, dico sempre di fare ombreggiato, voglio mettere la data, non la voglio mettere, non me ne frega niente, la chiamo animazione e lui automaticamente, come al solito, mi crea il file AVI. Adesso lo sta registrando. Tenete presente che io adesso lo sto facendo ombreggiato, ma si potrebbe fare anche renderizzato. Adesso parleremo del render, quindi scelgo che cosa visualizzare, che vista visualizzare. Vi dico questo perché è interessante nella logica del vostro progetto fare anche un percorso che segua la strada sul modello del terreno, quindi chiaramente io posso vedere il percorso facendo. Posso metterci su quella superficie topografica, potete metterci gli alberi, potete metterci degli oggetti, chiaramente per dare più realtà, diciamo, il modello della superficie, quindi chiaramente quindi fate quel discorso. Vediamo un attimo l'AVI creato. Beh, è inutile dirlo, è questo il file AVI, quindi un'animazione. Dimmi. Tanto che sulla superficie topografica le fonti sono diverse, ci sono tantissime ruote, tanti tipi di ruote. Lei ha messo l'altezza della cilindrica in 1,75 m, ma quando le ruote variano, lui resta sempre a 1,75 m. Lui mette per default questo percorso, supponiamo questo punto qua, a quota 1,75 m. Ok, io posso in questa operazione fare una modifica, vedi? Addirittura posso controllare, questi sono tutti i fotogrammi, che sono i 14 fotogrammi, che in realtà sono questi 14 pallini che voi avete sul percorso. Quindi in ogni passo qui posso decidere, invece di avere una velocità uniforme, posso decidere di accelerare in alcuni punti o decelerare. Vedete? C'è un'accelerazione, addirittura c'è anche una velocità espressa come metri al secondo. Questo per quello che riguarda diciamo il passaggio. Per quello che riguarda invece la posizione, in realtà io dovrei selezionare una di queste linee e spostarla secondo una vista frontale. Quindi ti devi mettere in prospetto o per esempio in una vista 3D, ok? Qua disattiviamo il percorso del sole, posso dire al programma di mostrarmi la cinepresa, vedi? Quindi qui io posso dire al programma di modificare il percorso e
E quindi di conseguenza prendo questa linea e in questo punto la alzo, vedi? Quindi sto facendo chiaramente questa operazione in maniera dinamica. Percettire se con una persona, se c'è un terreno inclinato, se una persona cammina, va per esempio su un percorso, come se la persona si muovesse parallelamente al terreno, No, ma con purtroppo quando la distanza. disegno io scelgo 1,75 e lui va a 1,75, a meno che quando vado a definire il percorso, quindi quando scelgo il comando animazione qui, ok, io dico, allora, primo punto 1,75, clicco, secondo punto quota 2 metri e clicco, terzo punto quota 6 metri e clicco, okay. Manualmente, sì, non ho possibilità di adeguare automaticamente alla superficie l'animazione, no, non esiste. No, no, non credo che, cioè, l'animazione è un qualcosa in più che chiaramente lui fa, no, non ha la sua missione, non è quella di fare. Assolutamente, stiamo parlando di un BIM, quindi di cosa rendere, è opzionale, giusto per dare un'idea di quello che è il risultato finale. Ci sono domande per animazione? Chiaramente questa è una vista anche statica che volendo si può mettere sempre sulla tavola, Quindi io la prendo, la trascino e me la metto sulla tavola, statica, non dinamica. Stoppiamo così. Vediamo se riusciamo a stoppare.